Ma di questa decisione da parte del governo non ne parliamo con l'onorevole Todini del Popolo della Libertà di Roma Capitale. Buonasera. Buonasera. Buonasera a voi. Benvenuto. Buonasera a lei, ben ritrovato su queste frequenze. Grazie. Abbiamo dato conto di un messaggio che ci è arrivato in redazione, che non era francamente molto chiaro, perché chiedeva, quando c'era il Popolo della Libertà al governo, che cosa avesse fatto per aiutare concretamente gli italiani onesti in relazione a questa novità del governo che ha deciso di stanziare 17 milioni di euro per la sanità, l'alloggio e l'integrazione dei nomadi. Cosa rispondiamo? Sì, è vero, infatti non è molto chiaro. Io comprendo soltanto una cosa da Stefano, adesso al di là del PDL al governo o Monti al governo. Credo che volesse sostenere il radioascoltatore, ma per quale motivo continuiamo a disattendere le necessità dei cittadini italiani occupandoci dell'universo mondo? Credo che fosse questo più che altro il senso della telefonata. Credo. Certo, lei giustamente... era un messaggio. E chiedo scusa. Ah, sì, un messaggio. Certo, lei ha esordito dicendo ci sono degli esponenti politici che hanno gridato allarme rispetto a questa scelta del governo di stanziare 17 milioni di euro. In effetti credo che sia una scelta scellerata, insomma, di stanziare tutti questi soldi per un'integrazione. Io credo che se mi voglio integrare a casa sua, intanto entro, busso e rispetto le sue regole, ma non è che metto i piedi sul divano, non vado a frugare nella sua dispensa, tantomeno mi faccio la doccia quando il bagno è occupato cacciandola dal bagno. È un esempio forse banale, ma per comprendere, per far capire che cosa, che il rispetto delle regole in una società civile ed organizzata è alla base di tutto. È alla base anche farle rispettare queste regole, quindi voglio dire, se da una parte c'è chi le infrange, c'è dall'altra lo Stato, le articolazioni territoriali che consentono anche, voglio dire, questo. A fronte di tutta di una vicenda ormai consolidata, di una vicenda che conosciamo come la questione dei nomadi, i campi Rom, l'evasione scolastica, lo sfruttamento, eccetera, eccetera, c'è anche, diciamo, un governo in carica, l'attuale, che aumentando gli estimi catastali, aumentando l'IVA, aumentando parliamo di governo centrale, quindi parliamo di governo centrale, sì, reintroducendo l'ICI, oggi IMU, tutto sommato destina parte di queste tasse e risorse dei cittadini italiani per una scelta. Bene, facciamo un ragionamento asettico. Noi abbiamo l'azienda Italia, non per citare Berlusconi, né perché io pensi che l'azienda, che l'Italia sia un'azienda e la gestione politica sia aziendale. Abbiamo un'azienda con un amministratore delegato che è il Presidente del Consiglio, e l'amministratore delegato riunisce il Consiglio d'amministrazione e dice: abbiamo questi denari e li investiamo, li spendiamo per questo tipo di attività. Bene, se all'assemblea dei soci non va bene quel Consiglio d'amministrazione, quel Consiglio d'amministrazione salta. Sì. Allora certo. Io dico, secondo me è una scelta scellerata. Io da cittadino elettore, quindi membro di questo grande consiglio d'amministrazione, dico non mi piace come stanno spendendo i soldi. E da amministratore locale, da persona politica, dico non va bene assolutamente, e quindi grido ad una scelta sceleratissima, perché non è questo certamente il tempo di spendere denari in questo modo. Conteniamo la crisi, cerchiamo di investire su un ingresso, adesso dico cose così che mi vengono, il salario di ingresso per i giovani disoccupati, per il grido allarmante dei nuovi cassi integrati e sempre più mobilità all'interno del mondo del lavoro, vogliamo dare sostegno alla piccola e media impresa perché possa mantenere i posti di lavoro, cerchiamo di creare proprio come sistema delle condizioni stabili di lavoro, vogliamo contenere alla fonte questo aumento indiscriminato del costo della vita che si riflette sul prezzo finale per il consumatore, certo, per le famiglie, che è quello eccetera. Che poi commentavamo ieri sera, puntata dedicata tra l'altro agli aumenti dei prezzi dei carburanti, e proprio questa valutazione era stata la valutazione finale, cioè il fatto che comunque aumentando in maniera così ampia, diciamo, i prezzi dei carburanti, di benzina e gasolio, alla fine l'effetto è che comunque i cittadini rinunciano alla macchina perché non possono permettersela, quindi dov'è tutto questo guadagno?
Infatti il guadagno non c'è, anche perché c'è un calo per esempio del 20% circa di immatricolazioni di vetture, e possiamo anche dire tutto sommato che potrebbe anche non essere un male, certo. Ma questo è un altro tipo di ragionamento, diciamo, più culturale. Però è il segnale della crisi vera questo. È un segnale, sì. È un segnale della crisi. Senta, però, tornando ai nomadi, volevo farle una domanda. Lei sa che la Commissione Europea ci ha richiamato un po' rispetto dei nomadi, perché in qualche modo siamo stati chiamati a rispondere di infrazioni. Sì, siamo stati sanzionati per il trattamento vessatorio. Il trattamento rilasciato. Io mi pongo un problema. Io non mi scandalizzo per i 17 milioni di euro stanziati per, in qualche modo, venire incontro ai nomadi. Probabilmente in parallelo andrebbe fatta qualche operazione che li obblighi ad alcune cose, ad esempio quello di mandare i bambini a scuola, quello di rispettare più e maggiormente la legge, una serie di altre evidenze che andrebbero in qualche modo identificate, perché a quel punto una posizione del genere potrebbe avere una giustificazione. Guardi, io la ringrazio della domanda. Io invece continuo a scandalizzarmi per i 17 milioni di euro e continuo a scandalizzarmi perché questi 17 milioni di euro verrebbero destinati per case ai nomadi. E io la casa me la so comprata e con un mutuo di 30 certo. anni. C'è gente che ha chiesto il differimento del mutuo perché sta perdendo il posto di lavoro, però noi destiniamo le case. È una sua scelta e io contesto la scelta del governo, questo è chiaro, così certo. anche chi dice no, io sono d'accordo. Per la sanità è vero che dobbiamo obbligarli, infatti uno Stato serio, civile, coraggioso ed organizzato dice: cari amici, a tutti coloro che transitano e vivono sul territorio nazionale, queste sono le regole. Certo. E queste regole si rispettano, infatti c'è un deficit anche di organizzazione dello Stato in questo, assolutamente, l'ho detto in apertura. Per quanto riguarda invece il monito dell'Unione Europea, mm-hmm. io ricordo a chi ci ascolta che la stessa Unione Europea ci ha dato una direttiva, la 38 del 2004, che è quella che dice: tutti i cittadini stranieri, e per straniero si intende comunitario, non appartenente allo Stato che li ospita, devono dimostrare i mezzi di sussistenza, altrimenti tornano nello stato dal quale vengono, perché non è pensabile che io italiano vada in Francia, in Spagna, in Grecia a vivere sulle spalle della Grecia. Quelli mi dicono: che cosa stai facendo qua, caro Todini? E io gli dico: tornatene in Italia. Allora, e ricordo che questa fu la direttiva europea, ricordo la data del 2004, di cui si avvalse il presidente Sarkozy quando rimpatriò 200 cittadini rumeni in Romania, dicendo, e il mondo gridò, ma lui, da uomo coraggioso e patriota, disse: in Francia non è obbligatorio essere ospiti. E in effetti ha fatto un po' stupore quando insomma è arrivata la notizia delle sanzioni da parte dell'Unione Europea per quello che sarebbe stato un trattamento vessatorio da parte dell'Italia, e ci riferiamo ad anni fa, e che la stessa Unione Europea non abbia preso dei provvedimenti magari nei confronti di uno Stato come la Francia, che chiuse i confini. Esatto, che chiuse i confini. Certo, è vero, ma questo dipende dal potere contrattuale che ogni singolo Stato ha all'interno dell'Unione Europea. In fondo, se noi abbiamo ceduto parte del nostro rispetto, e traduco in termini economici, le nostre quote economiche, vuol dire che non siamo forti. Dobbiamo riacquistare questa forza, perché in Europa non c'è il PDL, il PD o l'Italia dei Valori, c'è l'Italia, i sistemi paese all'interno dell'Unione Europea, che fanno valere le proprie ragioni. Però, scusi, tornando ai nomadi, rischiamo di incartarci, perché da una parte io capisco le critiche rispetto ai 17 milioni finalizzati e agli obiettivi che abbiamo poc'anzi richiamato, dall'altra, e questo è un fatto che va evidentemente approfondito e discusso, dall'altro c'è però uno Stato che nulla ha fatto praticamente rispetto ai nomadi, anche da un punto di vista operativo, adesso non voglio dire una particolare accoglienza, però si è praticamente lasciato andare questo fenomeno. Per cui ci troviamo in una situazione che non ha sbocchi. Ora in qualche modo dobbiamo affrontarla. Guardi, lei ha ragione nelle premesse, però che non abbia sbocchi non mi trova particolarmente d'accordo, perché sebbene vi sia stata una eredità, diciamo, la politica odierna, mentre noi stiamo parlando, ha un'eredità di chiunque sia, ha un'eredità che ha stratificato il problema. Non è vero che non ha sbocchi, gli sbocchi li ha. Dobbiamo soltanto capire come e dove vogliamo arrivare. C'è
chi sostiene legittimamente, come il governo Monti, diamo 17 milioni di euro per case, sanità, integrazione, eccetera, eccetera, e c'è magari chi come me, non mi metto al paragone del presidente Monti, questo è chiaro, e altri che invece dicono, tutto sommato, se noi riuscissimo ad avere la piena attuazione del piano nomadi di Roma come criterio guida, beh, io credo che tutto sommato noi risponderemmo alle esigenze di integrazione, rispetto e soprattutto rispetto delle regole, quindi rispetto noi di queste persone che hanno tradizioni eccetera eccetera, e rispetto però da parte loro delle regole, perché il piano nomadi nel combinato disposto del patto con i tre patti di Roma Sicura non prevede il lassismo, non prevede le case d'oro, prevede il rispetto di questi patti, con la pena che poi te ne vai, perché massima accoglienza, ma con anche massima intransigenza. Ma massima intransigenza, certo, certo, perché poi l'integrazione avviene semplicemente se ci rispettiamo sulla base delle regole comuni che ci siamo dati. Certo, certo. Certo. Però ecco, il sistema Italia, che fino ad oggi perlomeno sotto questo aspetto non ha funzionato, per cui abbiamo una situazione di estrema dicotomia tra una parte, uno Stato che sente oggi il bisogno di intervenire con 17 milioni di euro, dall'altro una cittadinanza che respinge praticamente, prevalentemente, almeno credo, questa posizione, adducendo altre motivazioni. Io, se mi permette, sono in una posizione intermedia tra quella sua e quella del governo, e cioè dico, il problema c'è, va affrontato. Non c'è dubbio che dobbiamo essere più disponibili verso costoro, però dobbiamo anche pretendere da loro il rispetto delle nostre norme, delle nostre leggi. Per cui bisogna trovare una qualche soluzione che soddisfi le due esigenze. Beh, però questa è una soluzione un po' cara per gli italiani, devo dire la verità. Insomma, pensavo che il rispetto delle regole potesse anche essere gratuita. Sì, ma non dico che deve avere un prezzo. Ad esempio io sulle case qualche riserva ce l'ho. Sì, lo dico onestamente. Sì, sì, beh, ma i 17 milioni di euro servono per questo, non è che servono... Beh, si parla di sanità, praticamente, di integrazione, di assistenza. No, ma io vorrei sapere però anche per... Cioè, adesso per non sono articolati, si parla di uno stanziamento... Temi, certo, certo, sì, ha ragione. Essenzialmente 17 milioni di euro per le case, la sanità e l'integrazione. Questi sono. Sì, ma poi vorrei sapere, per esempio, se magari nell'assegnazione delle case ai nomadi loro pagano l'ICI o l'IMU oppure no, quanto è il loro estimo catastale, oppure se andando al pronto soccorso pagano il ticket oppure no. Sono tutte cose che io dico e rilevo, perché poi la signora Maria, come il signor Mario, che ci sta ascoltando, che ci stanno ascoltando in questo momento, probabilmente se lo pongono come interrogativo. Io credo che la politica sia scegliere sulla base di un pensiero. Il presidente Monti con il suo governo ha palesato una scelta sulla base di un pensiero, noi ne stiamo palesando esattamente l'opposto, ecco perché poi alla fine dobbiamo anche dare un'offerta politica. Lei sa benissimo che poi questa è una scelta di Riccardi. Sì, lo sappiamo tutti, ecco. Insomma, ecco. Vabbè, sì, va bene. Tanto per parlare chiaro. Ecco. Sì, sì, però se io faccio proprio una cosa tra te, insomma, l'onorevole Todini, ecco. Non l'ha sentita nessuno. Sì, ma se un assessore della Giunta Alemanno dovesse fare una stupidaggine, le ricadute e gli effetti sarebbero sul sindaco, insomma, ecco, quindi... Bene, staremo a vedere gli sviluppi. Comunque grazie. Ci risentiremo, grazie, arrivederci. Buona serata, arrivederci. Grazie all'onorevole Ludovico Todini, consigliere comunale del Popolo della Libertà, mentre membro della Commissione Sicurezza. Noi ci fermiamo.